che si tratta? Sembra che nella loggia del Platano. Ah, zio, aspetta che devo comprare una cosa. Buongiorno. Buongiorno. Senta, allora mi dia il messaggero, il Corriere della Sera, il Corriere dei Piccoli, l'Intrepido, Topolino, Novella 2000. Non ho speech. Il resto lo tengo. Grazie, grazie, arrivederci. Arrivederci. Allora, zio, che mi stavi dicendo? Cosa? E tu mi volevi dire qualcosa. Ti ricordi? Ah, niente di importante. Ah, mi pareva. Scusi, dov'è il lotto terzo? Laggiù. Venga, l'accompagno io. Ecco, là. Grazie. La famiglia Galli, si accomodi. Li ho accompagnati io. Dai, tutti volontari, pagati, purché fuori dai coglioni. A me mica mi hanno fregato. Ti ricordi il giorno che mi è arrivata la cartolina? Sai che gli ho detto al postino dal quarto piano perché mica gli ho aperto. Sai che ci può fare con quella, te ci può pulire il culo. Ma non dica cazzate che t'hanno scartato per sufficienza d'oraggio. Dai. A scemo, me l'hanno già sbattuto in fanteria, prima linea, carne da macello. Sì, trovate, andiamo, mi accompagno. No, non mi manca, devi andare a prendere. Senti, ora che ti sto cercando, che cazzo sei andato?
Andiamo a casa. Sali dietro. Ciao ciao, quella è portata, nemmeno da salutare. Ciao ciao. Guarda sto motorino bello, Boh. Che t'ho fatto qualcosa che non mi parli? Oh. Dai. Che ce l'hai con me? Ancora, mi dici che t'ho fatto? Oh, ti fermi un attimo, 2 secondi, non vuoi sapere che t'ho fatto. Senti, ma stiamo insieme sì o no? No, oh, perché si sta massimo il coso sono due. O la molli o ti do il 2 di picche. E lo voglio sapere mo. Fammi scene! Oh, te va a fermare! Mi fai scene! Vaffanculo, testa di cazzo! Ma vaffanculo te! Giovanò, stiamo a cercare padre Ignazio. Cercato da solo, c'ho da fa. Maleducazione che c'è. No, questa è una zonascia. Dio fa le montagne e poi c'è fiocca, fa gli scemi e poi la coppia. Ma voi state sempre in giro a rompere i coglioni. Ma che avete combinato oggi? Niente, padre Ignazio, è una coincidenza. Andiamo, coincidenza, che mi serve una mano. Vedi che ti è rimasto in testa, un copito con la mortaccina c'hai. Dai! Belle mura solide, eh? Fatte proprio senza badare a spese. Bravo, bravo. E qua,
Con sta posizione è un affare da niente. E poi scusa, ti ho mai chiesto qualche cosa? Mai, no, questo me lo devi riconoscere. E dico, se non ci si aiuta fra cognati, no, Romeo? E poi non mi verrai a dire che con sto giro d'affari che c'hai, quest'anima di costruzione che vai buttando per tutta Roma, non hai la disponibilità, eh? Romeo? Non t'ho detto questo, t'ho detto che non posso. Ma che fai, non si abbatte la macchina, batti con dita, aspetta, ti do la mano, no, per me? No, grazie, faccio da me. Perché non puoi? Eh? Se me levo tutta sta cifra, le paghi con che le faccio? Eh? Le fatture come le pago? Dai, Romè, le fatture. Le fatture, le fatture, le fatture. E se mi capita di partecipare a un'asta? No, guarda. Come ci partecipo? No, guarda che il pianto greco proprio non me lo puoi fare, perché se c'è gente che oggi sta bene siete proprio voi costruttori. Ma scusa, la speculazione edilizia? Che hai fatto, non sbaglio? La speculazione edilizia mica me la sono inventata io, è un fatto reale. Fa un calcolo, fa un calcolo, scusa, a quanto vendi tu al vano? E soltanto qui, in questo complesso qua, quanti vani c'hai? Lo vedi che non mi puoi rispondere, non puoi rispondere. A Romeo ti sei accrocchiato, Dai che ce l'hai, Tobi, ce li volevo io. Giulio! Sì, vengo, vengo subito. Che fai? Scendi giù, sbrigati! Chi è? È Giovanna. Ancora non se n'è andata? No, mi dà un passaggio perché oggi sto senza macchina. Allora è meglio che mo te ne vai pure tu. Ho capito. Sono venuto per chiederti un favore, non me lo vuoi fare, basta, chiuso, no? A chi dice niente? Solo che non me l'aspettavo. Dopo tutto quello che ho fatto per te. Scusa, fammi capire. Cos'è che avresti fatto per me? Niente, Romeo, meglio che non ne parliamo, No, parla, che avresti fatto tu per me, dimmi un po'. Già, perché quando tu eri fidanzato con mia sorella, io per te non ho fatto niente, vero? No. Ma lo sai che non ti voleva sposare, che diceva fossi scemo a sposare un muratore, ce lo sai? Ah, diceva che ero un muratore? Prima di tutto ero un geometra. E vabbè, sempre roba di mattoni e di calce, no? E poi che ne so, era lei che diceva così. Ah, bene, allora saresti stato tu a convincerla. Sì, ero proprio io che ti trovavo simpatico, pensa un po'. Era lei che ti trovava tutti i difetti. Romeo non si lava, Romeo ha le mani sudate, Romeo è tirchio. E io fesso a difenderti. Ma no, guarda, porta pazienza, vabbè, Romeo è un po' ottuso, un po' capone, un po' buzzurro, ma insomma è un buon uomo. Vabbè, ti avrà regalato la schifezza d'anellino da 7.000 lire, ma perché i diamanti grossi imbolgheriscono e così via, hai capito? Invece niente, c'aveva ragione lei, perché tu sei tirchio, Romeo, hai capito? Tu, ecco, lo vedi, tu sei tirchio, tu lesini, tu speculi su tutto, guarda, tieni, pure sui mattoni. Guarda che cesso dei mattoni che stai a mollare, inquilini, ma che materiale, guarda che schifo, tu sei tirchio, Romeo. Credi a me, tu sei spilorcio, Romeo, e sei pure egoista, tu te ne freghi di tutti, tu pensi solo a te, Romeo, e mica si può passare. C'aveva mille volte ragione Giovanna, penso io che l'ho convinta a sposarti. Ah, Giovanna, c'avevi ragione! Di che cosa avevo ragione? Oh, dove porti? In ospedale. All'ospedale no, ti prego. All'ospedale no, che mi mandano in galera. Ma conciato come sei, dove vuoi che ti porti? E porto quando te pare, ma all'ospedale no. D'accordo, stai calmo. In qualche modo faremo. Va bene. Oh, se moro fammi scrivere sulla tomba. E salvare la ragazzina con un rene un po' malato e il mollezza se n'è andato. O tu fello e prima valle. Tormaraccia e Tiburtino, Carbatella e Trionfale, come son ridotto male. Sta buono, ora telefono a un medico amico mio. Mamma!